tutti, oggi parliamo della frase. Andiamo a vedere che cos'è. La frase è l'insieme ordinato di parole messe in senso compiuto. Ad esempio, il gatto mangia i croccantini. La parte più importante della frase è il verbo, l'azione. Senza verbo non c'è frase. La frase può essere anche solo con il verbo e il soggetto e viene chiamata frase minima. Ad esempio, il cane abbaia. Poi possiamo arricchire la frase. Ad esempio, il cane abbaia nervosamente al postino. Le frasi possono essere semplici e complesse. Semplici, composte da un solo verbo e termina con la punteggiatura, il punto, punto esclamativo, punto di domanda. Complesse, sono tante frasi semplici unite fra loro con la punteggiatura, congiunzioni dalle preposizioni e dai pronomi relativi. Ad esempio, Francesca si accorse che il gatto era sotto il tavolo. Per distinguere ciascuna parte della frase, la dobbiamo dividere in sintagmi. Il gatto mangia i croccantini. Chi? Verbo. Che cosa mangia il gatto? I croccantini. La frase può essere affermativa se afferma qualcosa, negativa se nega qualcosa, interrogativa se esprime un dubbio, esclamativa se esclama qualcosa. Se vuoi, guarda anche...